Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Se sentite la mia voce leggermente diversa dal solito perché ho l'influenza, quindi ho un po' di raffreddore, però vabbè. Nello scorso episodio il commento che ha ricevuto più like è stato quello di Marceline, credo, spero di averlo pronunciato bene, la regina vampira, che mi scrive: puoi creare un ragazzo per Emma? Dai, per favore, sarebbe bellissimo che tutti e due i ragazzi siano fidanzati. Quindi in questo episodio vado a creare il ragazzo che poi diventerà il fidanzato di Emma. In realtà questo non è il commento che ho ricevuto più like, perché ce ne sono altri due. Tra l'altro però uno è sempre dello stesso account, che mi scrive: fai The Sims 2 giorni a settimana. Non faccio The Sims 2 giorni a settimana semplicemente per un motivo, perché il mio canale non è dedicato soltanto a The Sims. Quindi faccio The Sims, però faccio anche video di beauty, lifestyle, bellezza, make up. Quindi per non andare a fare troppi video dedicati a The Sims, quindi stravolgere un po' quello che è il mio canale, perché in realtà nasce come canale di bellezza, The Sims ci sarà soltanto una volta a settimana. Comunque direi subito di partire andando a creare il fidanzato, il futuro fidanzato di Emma. Quindi innanzitutto facciamo adolescente e ovviamente un maschio. Ok, vado subito a togliere una cosa che faccio quasi sempre prima di e andare a realizzare i miei sim, è quello di togliere tutte le cose che hanno indosso, in questo modo, e poi vado a modificare il sim. Partiamo dal colore del corpo. Io direi di fare questo. La prima cosa che faccio è modificare il viso e vediamo un po'. Abbiamo le sopracciglia, così sono decisamente più naturali, e per lui mettiamo queste. Ok, poi gli occhi, vediamo un po', questi non mi dispiacciono, magari gli metto soltanto delle ciglia, ma appena appena, giusto leggere, così, se no ci sono anche un po' più scure, no, facciamole più chiare, essendo un uomo. Vado a cambiare il naso, che questo non mi piace, e facciamo, guardiamolo anche di profilo, questo può andare. Sistemiamo il mento e facciamolo un po' più corto, le labbra, così. Ok, dai, così il viso mi piace. Adesso passo ai capelli, vediamo un po' cosa possiamo mettere per lui. Allora, ci sono questi con il berretto, questi che sono quelli che ha Tommy, quindi direi di no. Questi non sono affatto male, facciamo questi, vediamo. Così, che dite? Mi piacciono. Magari cambiamo il colore degli occhi, facciamoli chiari. No, questi sono un po' troppo finti. Proviamo questo verde. Che bello. Ok, dai, il viso non mi dispiace, lasciamolo così. Adesso andiamo a realizzare i look. Per il look quotidiano cosa possiamo mettere? Allora, direi qualcosa a maniche lunghe, visto che sta iniziando a far fresco, molto più freddo rispetto a qualche settimana fa. Quindi andiamo a mettere qualcosa di più pesante, tipo vediamo questo maglioncino. Oddio, non mi piace molto. Se no, cosa c'è? Questa manica corta. Proviamo questo beige. No, facciamo nero, dai. O bianco, o grigio. Oddio, non lo so. Facciamo grigio, ok? Poi pantaloni. Mettiamo un paio di jeans. Sì, ci stanno. Magari facciamolo leggermente più muscoloso, leggermente, ok? E scarpe. Gli metto le classiche, le superstar, che mi piacciono sempre molto. L'unica cosa che non mi convince di questo maglioncino è questo dettaglio, però vabbè. Poi passiamo al look formale. E look formale mettiamo, allora, pantaloni, vediamo cosa abbiamo. Cambiamo il colore, magari facciamoli scuri. Poi parti superiori mettiamo questa camicia con il suo cardigan, vediamo, ok. E le scarpe, proviamo queste, forse sono meglio, stanno meglio nere, sì. Poi look sportivo, vediamo un po', questa che cos'è, verde. Per andare a correre, sì, un colore un po' acceso, dai, ci sta. E pantaloni, mettiamo questi
grigi, vediamo. Ok, cambiamo le scarpe, magari teniamo queste e cambiamo il colore, facciamole col dettaglio verde come la maglietta. Poi look da notte, vediamo corpo intero cosa c'è. Potremmo mettergli soltanto un asciugamano. Sì, togliamo magari la collana e anche le scarpe. O cambiamo colore oppure le togliamo del tutto. Proviamo le azzurre in pandan con l'asciugamano. Ok, ho sistemato tutti gli occhi dei vari outfit. Adesso passiamo al look da festa e vediamo un po' corpo intero cosa c'è per il look da festa. Questo, vediamo. Tipo tutto bianco. Wow, com'è elegante. Cambiamo le scarpe e mettiamole magari nere, non total white. O vediamo se stanno bene tutte bianche, non mi piacciono molto. Così, se no, un grigio scuro. Ok, dai. L'unica cosa che non mi piace sono gli accessori. Quindi togliamo anche gli orecchini di questo colore molto acceso. Magari se ci sono un po' più chiari, magari possiamo anche metterli. Proviamoli così. Come sta? Dai, lasciamogli, visto che The Sims ha generato gli orecchini. Lasciamoglieli. E poi passiamo al look da piscina. Io quasi quasi lascio addirittura questo costume. Cambiamo magari il colore, facciamolo blu e arancio. Quindi lui come si chiamerà? Allora, vediamo un po', non ho molte idee. Lui lo chiamo Leonardo e cognome vediamo un po'. Leonardo Serra De Angelis, no? Leonardo Caruso, Nezzi, Ricci, Leonardo Ricci. Ok, lasciamo questo come cognome perché per quanto riguarda i cognomi non ho molta fantasia, quindi utilizzo sempre quelli di The Sims. Seleziono un'aspirazione. Amore, anima gemella e romantico seriale. Per lui le facciamo un romantico seriale. Il Sim vuole mettersi in gioco per avere appuntamenti con persone interessanti di ogni sorta. Ok, quindi è attraente, sarà un Sim attraente e avrà sicuramente più successo nelle relazioni amorose di altri. E per lui che tratto possiamo scegliere? Allegro, buffo, creativo, romantico, assolutamente, guardatelo. E un altro facciamo affiliato. Questi Sim amano frequentare club, no, estroverso, geloso. Questi Sim diventano gelosi più facilmente degli altri, sentono più sicuri di sé quando sono vicini al proprio partner, ma diventano tesi se non lo vedono da un po'. Facciamo questo. Torniamo al suo look quotidiano per partire. Voilà. E ok, abbiamo fatto tutto. Magari cambiamo la voce. No, non si può sentire. Calda. Calda mi piace. E poi camminata normale. Ok, dai. Quindi abbiamo creato il futuro fidanzato di Emma, andiamo a collocarlo nello scenario, scegliamo un appartamento per lui e poi iniziamo a giocare. In questa puntata volevo dedicarmi alla conoscenza di Emily e di Tommy, quindi ci concentreremo in questa puntata soltanto su loro due perché voglio farli fidanzare il più presto possibile. Visto che solitamente tutti i Sim, tutte le famiglie che ho creato le ho sempre fatti vivere a San Myshuno, stavolta per lui invece cambiamo quartiere. Allora mettiamolo a Winterburg, vediamo se c'è qualche appartamento carino. Non ha molti soldi, ha soltanto 20.000 simoleon, o meglio insomma non sono pochissimi, però questa piazza del proprietario, 30 per 20, un bagno e una camera da letto, viene 13.570 simoleon. Oppure c'è questa su due piani, oppure questa qua, residenza rustica, 16.000. Non è male neanche questa, altrimenti ci sarebbe questo lotto, però è da costruire e in questo momento non ho voglia. Quindi mettiamolo qui o qui. E piazza del proprietario, qua in realtà c'è molto spazio, poi qua si potrebbe costruire qualcosa più avanti, insomma allargare la casa, ma volendo questo si può fare anche qua perché le misure sono le stesse, sì. Quindi mettiamolo qua, residenza rustica,
Ok, ammobiliato, sì, e lo vediamo anche insieme. Ed ecco qua Leonardo nel suo nuovo appartamento. Vi prego, vediamolo un attimo, com'è che sono curiosa di vedere l'appartamento, la casa, la casetta meglio. Allora, questo è l'ingresso. Ok, beh, il quartiere non è affatto male comunque, né? Cioè la zona con tutti questi alberi non mi dispiace affatto. Poi sicuramente col tempo magari andremo a modificare qualcosina. Quindi abbiamo l'ingresso, che è questo. C'è un divano, non c'è il televisore però. No, non c'è il televisore, c'è soltanto un divano e un tavolino. Poi abbiamo il corridoio che porta in camera da letto. In realtà ci sono due stanze. Ok, c'è il bagno e qui c'è la cucina. Dai, per il momento questo appartamento lo lasciamo così. E adesso che abbiamo visto il suo appartamento, innanzitutto vediamo qua cosa dovrebbe fare. Trovate un fidanzato o una fidanzata, vai, due appuntamenti. Fatemi sapere se vi piacerebbe. Intanto facciamogli fare qualcosa, perché questo sono sta sempre al telefono. Facciamogli cucinare qualcosa. Cucina, formaggio grigliato, porzione singola. Ok, stavo dicendo, fatemi sapere se vorreste vedere nei prossimi episodi non solo giocare con la famiglia di Jessica, ma anche con Emily, in questo caso, o in questo caso con Leonardo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se come idea vi può piacere il fatto di utilizzare anche gli altri personaggi nel gioco. Ad esempio la famiglia di Derek e Giorgia non li sto utilizzando granché, però se vi può piacere come idea lo faccio volentieri. Adesso lui sta cucinando il formaggio grigliato. Adesso passo al controllo di Emma, così la faccio venire un attimo velocemente qui da lui, li faccio conoscere, li faccio presentare e poi invece ci concentriamo su Tommy. Ed eccoci qua, quindi direi subito: Emma, prendi il telefono, viaggia e vai ovviamente da sola. Ok, intanto stava guardando un po' di TV. E la mandiamo nell'appartamento di Leonardo, quindi a Winterburg. Eccolo qui, vai. Speriamo che sia in casa. Vediamo un po' cosa succede. Direi, Emma, presentati subito. Presentazione amichevole. Vediamo un po'. E poi facciamo altre scelte. Amichevole. Complimento sincero. Che succede? Comunque stanno veramente molto bene insieme. Amichevole. Chiedi della sua giornata. E poi facciamo altre scelte. Romantico. Chiedi se è single. Anche se in realtà in questa puntata non voglio far fidanzare loro due, ma Tommy e Emily. Facciamo sfoggia il gioco preferito, impara a conoscere, entra pure, grazie. Stavo dicendo, volevo altre scelte. Romantico, complimentati per l'aspetto. Dicevo, non voglio farli fidanzare in questo episodio, però iniziamo insomma a farli conoscere un po' meglio. Poi facciamo rivela la cotta. Infervorati per il gruppo preferito. Rivela l'invenzione brillante. Insomma, facciamoli chiacchierare un po'. Altre scelte. Buffo. Racconta una storia buffa. Poi romantico. Facciamo scambi numeri di telefono. Vediamo. Tra l'altro lei è vestita ancora elegante. Facciamola cambiare. Cambia abito quotidiano. Ok, si scambiano i numeri anche loro. Anche lui adesso dà il suo numero. Perfetto. Lei è fiduciosa adesso. Bene. Poi facciamo giocherella. Non posso neanche guardare la TV insieme perché è un po'. Cioè, non c'è la televisione. Prendi in giro per la cotta. Altre scelte, romantico. Oddio, non sta andando bene. Battuta di abbordaggio audace. E poi stringi, vediamo. Perché è uscito il meno, romantico, stringi. Ok.
Che dolci. Bene. Alt. Ma cosa ci fa qua? Jessica? Cioè, perché Jessica è in casa di Leonardo? Cioè, me lo spiegate? Spiegatemelo, perché vabbè, comunque. Un'ultima cosa e poi passiamo a Tommy, perché altrimenti non ce la facciamo. Primo bacio, tenta di sedurre, urla parole proibite, tenta di sedurre. Il primo bacio lo facciamo la prossima volta. No. Intanto Jessica è entrata nell'appartamento, è andata in bagno così, con comodo, tranquilla. Fai pure come se fosse a casa tua. Guardate che sexy, Emma. È imbarazzata. Imbarazzata, incontro imbarazzante. Ok, quindi direi passiamo al controllo di Tommy. Lei la mandiamo a casa e Tommaso fai una cosa. Tra l'altro è anche lui vestito ancora formale. Ma ripresentati un attimo con ridi dell'imbarazzo. No, è presentazione amichevole. Vediamo, è un po' tardi in realtà, perché lui stava per andare a dormire e tu ti sei intromesso nel suo appartamento. Però vabbè, presentati. Facciamo sfoggia il selfie, vediamo. Potrebbero anche diventare grandi amici loro due. Se noi mettiamo nel lotto attuale Emily, quasi quasi. Emily Greco. Eccola qua. Quindi Tommy, vieni qua. Giocherella. Poi facciamo... No, aiuto. Altre scelte, romantico, flirta, vediamo se ce la facciamo con Tommy, altrimenti passo il controllo di Emily e facciamo il contrario, perché lei è non flirtante come tratto e non si può più modificare, quindi vediamo un po' se riusciamo in qualche modo. È un po' tardi però. Ok. Altre scelte, romantico, rivela la cotta. E poi c'è bacia. Altre scelte, romantico, bacia. No, 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 non vuole. Cavolo, si fanno un selfie. Guardate intanto Emma dietro tristissima. Altre scelte, romantico, bacia, vediamo. Riproviamoci, lui è molto imbarazzato però. Molto imbarazzato, incontro imbarazzante, dove posso nascondermi? Trattieniti, forse Tommaso sta insistendo troppo. Hai sembra non flirtanti, non piace proprio essere corteggiati. Sono riuscita a cambiare il tratto non flirtante di Emily. Quindi adesso invito nell'otto Tommy. E eccolo qua, invita Tommy. Ok, lei intanto sta asciugando, perché in questa casa si rompe tutto, quindi dovrò andare a modificare anche i tratti della casa, perché ogni notte si rompe qualcosa. Adesso vediamo se invita Tommy a casa. Dopo cucini, prima invita lui però. E magari cambiati anche d'abito. Abiti, cambia abito e facciamo sportivo. Ok, Emily andrà a scuola fra circa un'ora. Facciamo una cosa. Chiama la scuola per darti malata. Prendi un giorno di vacanza da scuola. Eccolo qua. Altre scelte, amichevole. Cerca di calmare. Abbiamo romantico, stringi malvolentieri. Pure una domanda del tutto inappropriata. Flirta futilmente. Battuta di abbordaggio patetica. Chiedi se è single. Abbraccio imbarazzante, no. Dai la chiave dell'appartamento. Ma sì, dai. Tanto è un nostro amico. E poi facciamo... complimento sincero. Complimento sincero. Eccolo qua che gli ha dato le chiavi. Perfetto. Poi un'altra cosa. Facciamo altre scelte. Romantico. Rivela la cotta. Oddio, ma imbarazzatissimo. Buffo. Fai un'imitazione, dai. Ridete un po'.
Barzelletta autoironica e facciamo anche chiedi una rassicurazione, perché sono tutti e due super imbarazzati. Altre scelte romantico, dai che voglio farvi fidanzare prima della fine dell'episodio. Chiedi timidamente un appuntamento, dai Emily, vai, vai, vai. Ora sta facendo vedere l'app. Si imbarazza con nulla comunque. Forse adesso ci siamo perché lei è diventata flirtante in questo momento e abbiamo recuperato un po' la relazione. Stringi, vediamo se ce la facciamo. Ecco, come non detto, perché adesso è diventato un incontro imbarazzante, molto bene. Altre scelte, amichevole, chiedi della sua giornata. Mangia e prendi una porzione. Tommy è in costume perché prima sono stati in piscina e quindi hanno fatto un bagno molto veloce. Facciamo altre scelte. Romantico, fatti avanti. No, lui è ancora imbarazzato, quindi facciamo buffo, racconta una storia buffa. Non voglio perdere la relazione che abbiamo appena ricostruito, diciamo, fai un'imitazione, perché prima era completamente rossa questa barra, negativa. E, né amicizia, solo una relazione nella media. Ma adesso recuperiamo, lui è felice, quindi altre scelte, romantico, complimentati per l'aspetto. Poi facciamo altre scelte, romantico, fatti avanti. Speriamo, vediamo. Sì, ma avete visto cosa ha fatto lui? No, vabbè, bacia. Altre scelte, romantico. E bacia, proviamo. Dai, forse ancora un po' presto. Altre scelte, stringi. Non vuole? Oh, altre scelte, amichevole. Chiedi della sua giornata. E poi facciamo chiedi della. Altre scelte, romantico. C'era, chiedi della. No, non c'è più. Ma questo? Ma basta, per favore, amichevole. Chiedi della vita sentimentale. Io ho bisogno di andare in bagno. Dai, vai un attimo in bagno. Seguiamolo magari, vediamo dove va. Eccola che arriva, vediamo se accetta il suo baciamano. Ok, giocherella, dai, forse riusciamo a concludere qualcosa. Romantico, flirta. Che adesso è flirtante anche lui, quindi altre scelte, romantico, flirta e poi facciamo bacia. Altre scelte, romantico, bacia. Dai che ci siamo. Finalmente. Oh, che carino. Ci dà anche la rosa. Vediamo se riusciamo a farle fidanzare. Romantico. Chiedi se è single. Molto flirtante, finalmente. Posa sexy. E poi facciamo altre scelte. Romantico. Bacia sul collo. Dove stai andando, Tommy? Farsi la doccia. No, vabbè. Facciamo fare la doccia anche a Emily allora. Ed eccoli qua, tutti e due che stanno facendo la doccia. Tra l'altro sono già le 9 di sera. Vediamo se riusciamo a concludere perché questo video già me lo sento che è diventato lunghissimo, questo episodio. Ok, a questo punto facciamo altre scelte. Romantico. Bacia. Altre scelte. Romantico. Chiedi di diventare il fidanzato. Dai, dai, no, 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 no. Vai a. Vai subito da lui, ok.
Vediamo, dai che poi chiudiamo l'episodio. Ok, al bar c'è la notte dei single, rifiuto perché Tommy è diventato il fidanzato di Emily. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazze, sono troppo contenta. Ho faticato un sacco per farli fidanzare, sia allettante, esprimi affetto, che carini. Vediamo se possono fare qualcosa. Nuota e chiacchiera qui, sì, però vabbè, no. Facciamo bacio appassionato. Ma lei non si sente bene, però. Oddio, è un po'. Vediamo. Ok, finalmente sono troppo contenta. Ok, dai, detto questo, fatto questo, io direi che questo episodio può anche terminare qua. Intanto, magari facciamo bacio sul collo. Come sempre, se vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel pollice in su ed iscrivervi al canale. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!